Curiosità sul centro storico di Modena, a cura di Ryan, Laris e Ulisse. All'inizio del centro storico troviamo una mappa che ci fa capire dove siamo. Entriamo nella chiesa di San Biagio dove incontriamo antichi affreschi. Anche la serratura della porta di legno è molto antica e sembra farci una linguaccia. Procediamo in via Emilia Centro. E poi lungo Canal Grande che deve il suo nome al fatto che in passato era un vero canale attraverso dalle barche. Arriviamo in via Università dove c'è la sede della facoltà di legge. In una via poco distante, guardando in alto, troviamo dei bellissimi affreschi. Questa è l'insegna più vecchia di Modena. Arriviamo in piazza 20 settembre dove incontriamo anche un mini giardino. E troviamo anche una fontana fatta dal Graziosi, l'artista a cui è intitolata la nostra scuola. In Piazza Grande troviamo il Duomo, la Ghirlandeina, l'ombelico della città. Ad accoglierci c'è la statua della Bonesma, che significa buonissima e che ricorda la generosità. La torre dell'orologio del Palazzo Comunale con le bandiere. Ci avviciniamo al Duomo e troviamo i leoni a guardia delle porte. Entriamo e a sorpresa troviamo la sedia dove si sedeva il boia che tagliava la testa ai delinquenti. La presenza del boia durante le funzioni religiose serviva a ricordare a tutti di comportarsi bene. Il rosone visto da fuori e da dentro. Raggiungiamo via Cateria, piena di negozi e insegne. C'è anche la lapide peste, scritta quando finalmente questa brutta malattia fu sconfitta. Qui tanti secoli fa sorgeva un porto, ora c'è la chiesa di San Barnaba con le sue ancore che ricordano il mare. Un'altra fontana del Graziosi. Via Tre Re in onore dell'omonimo ristorante. Questa è una delle più antiche case modenesi che risale al Medioevo. La nuova sede della facoltà di giurisprudenza.
La nostra ricerca fotografica è finita. Speriamo che ti sia piaciuta. Laris, Ryan e Ulisse.